Carmen è un'icona assoluta, naturalmente, un'icona del Novecento perché incarna la libertà, l'anarchia, un modo di essere donna totalmente anticonvenzionale e quindi naturalmente interpretarla, incarnarla, anche se riscritta, quindi con una modalità diversa, insomma, è una cosa piacevole, mi sono sempre piaciuti i personaggi femminili fuori dalla convenzione. È una Carmen diversa dall'anima napoletana, quella che va in scena al Piccolo Teatro Strehler, con la regia di Mario Martone e i testi adattati da Enzo Muscato. La passionalità, il conflitto tra Eros e Thanatos dell'eroina nata dalla penna di Prosper Mérimée sono sempre gli stessi. Ma le musiche, ispirate all'opera di Georges Bizet e dirette da Mario Tronco, si presentano sotto una veste nuova, esotica e cangiante. A eseguirle dal vivo è l'orchestra multietnica di Piazza Vittorio. Mentre la voce e il corpo del personaggio, simbolo di libertà e amore incondizionato, sono dell'attrice Yaya Forte. Moscato intende Carmen proprio come il corpo di Napoli, ferita a morte ma non morta. Questa devastazione rivendica la propria identità, la propria unicità e la propria anarchia. E lui ha visto in queste dimensioni caratteriali di Carmen una grande similitudine con il corpo di Napoli e anche nella sua estrema vitalità, nell'estrema vitalità che esprime questo personaggio e quindi li ha messi in relazione. Sul palco anche Roberto De Francesco nei panni di Don José. Dei personaggi principali dell'opera manca Micaela, l'eterno doppio innocente di Carmen. Un'altra particolarità di questa Carmen è l'assenza di Micaela. Io personalmente sono una grande appassionata della Carmen, non ho mai sopportato quel personaggio, anche se la sua aria è molto bella, l'aria di Micaela è bellissima, però insomma quella svenevolezza un po' sentimentale, quel femminile è molto più canonico rispetto a quello che esprime Carmen, mi hanno sempre un po'... insomma... e quindi... Non c'è, ed è Carmen stessa che in questa riscrittura, che ne fa un personaggio molto più contemporaneo, contiene in sé il bene e il male, diventa un personaggio più complesso, più contemporaneo e in questa complessità racchiude appunto delle pulsioni che sono diverse. È una donna libera che si comporta come nel nostro canone immaginiamo che si comporti un uomo, si innamora, sceglie i suoi amanti. E in questo ha veramente un'unicità, rispetto al panorama delle figure femminili.